formazione laziale che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi in completo giallo. Pescara che risponde dall'altra parte con la classica divisa bianca-azzurra. Si parte con Viterbese che giocherà questo primo pallone. Resta in zona d'attacco il Pescara con Dagasso. Colarelli, 30 metri, cerca il pallone per Meic in area di testa! Fra le braccia di Chicarella. Apertura per Meic in posizione di ala. Servito poi Amore. Area di rigore, Amore, sterza, il sinistro! La respinta di Chicarella che arriva sui piedi di Dagasso che carica la battuta a rete. Qui si allontana Dagasso, Mascipioni col destro, pallone a uscire sul primo palo, Patane cerca il colpo di tacco, poi la palla schizza su Staver, il tiro rimpallato, Fiele alimentazione per i suoi, nuovamente Sablone, gran controllo di petto, poi carica il destro, palo clamoroso del numero 10 della Viterbese, pallone che resta poi in gioco, Capparella ce l'andiamo a rivedere tra poco, qui Capparella sulla linea, una magia, cerca il destro, Barretta è lì, pallone in corner, rivediamoci lo splendido controllo e tiro di Sablone che fa tremare il palo alla sinistra di Barretta, una conclusione che avrebbe meritato sicuramente miglior fortuna. Siamo già oltre il minuto 45, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, termina qui il primo tempo, tutto pronto, si comincia. Col Pescara che in questa ripresa attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi. Vuole il controllo. Poi il pallone per Patanè. Capisce tutto. Chicarella che si scontra col numero 9 biancazzurro. Si impegna Amore per recuperare. Se ne va in bello stile Bersaglia. Out di sinistra. Il cross sul secondo palo. Sablone! Che occasione per la Viterbese. Verticale da Amore. Preso in controtempo il numero 7. Poi Scipioni, limite dell'area, se ne va Scipioni, caricato irregolarmente, calcio di rigore netto, vince un rimpallo Scipioni, se ne va in bello stile il numero 10, e c'è il tocco, passi corti, poi il sinistro all'angolino, nulla può Chicarella che aveva comunque intuito la conclusione precisissima e potente di Jordan Amore per l'1-0 biancazzurro. Al minuto 63 si sblocca il match. Rivediamo, freddo, glaciale. Non solo per il clima di quest'oggi al Delfino Training Center. Jordan Amore, un passo, poi il mancino. Aveva intuito Chicarella. Ora dentro questo finale, braccia, subito servito, area di rigore, braccia, il cross, proprio per Zeppieri! E arrivano dai due neoentrati! L'azione del gol del 2-0 biancazzurro, verticalizzazione immediata per Mattia Braccia che vola sulla destra, centra per Zeppieri, 2-0 per i biancazzurri, rivediamocelo! Qui il pallone per il numero 13, uno sguardo al centro, pallone dentro, tutto solo Zeppieri, ha il tempo addirittura di controllare in area piccola e metter dentro, subito vengono premiati i cambi di mister Memusciai. Tutto pronto, Vacantiani col destro e segna un gol meraviglioso! Sorpreso Barretta sul suo palo, traiettoria magica del numero 20 Aldo Cantiani e la Viterbese accorcia le distanze al minuto 90. Rivediamoci, rigustiamoci questa perla di Cantiani con Barretta che però si fa sorprendere sul suo palo, si era spostato dietro la barriera l'estremo difensore biancazzurro. Cutilli va a rimettere in gioco, ci crede allora la Viterbese, Piro con la testa, tocca, poi proprio Cantiani, al limite ancora, ci riprova, Barretta, Sablone, si lotta, poi Giordani, area di rigore, Giordani vince un rimpallo, due, in area, Giordani, tocco sulla sinistra per Gallitelli,
pallone che viene liberato, Cantiani alimenta l'azione, Di Santo resta in zona d'attacco alla Viterbese, ultima preghiera, il pallone dentro, Sablone lo tocca, arriva Barretta, lo fa suo e finisce qui con un brivido enorme nel finale, il Pescara batte la Viterbese qui al Delfino Training Center per 2-1.